Ciao a tutti, allora oggi andiamo. Oggi vi faccio vedere come realizzo io questi fiorellini, questi petalini. Quindi, subito, cosa ci occorre? Innanzitutto abbiamo bisogno di un filo metallico, indifferentemente quale filo avete, nel senso ottone, rame, alluminio, basta che sia un filo fino, tipo 02, 04, 03, molto morbido. Poi abbiamo bisogno di una matita. Per iniziare vi consiglio una matita, quella cilindrica, non quella a esagono, o insomma quella con i, insomma tonda, tonda. Una matita o una penna abbastanza, no, così, normale. Poi io userò anche le pinze. Le pinze per tenere, per aiutarmi, e poi vabbè, la forbice per tagliare, o potete tagliare anche con le pinze. Prendiamo, allora iniziamo. Io spero che si vede. Comunque è il posto migliore che ho trovato a quest'ora in casa. Prendiamo un spezzone di filo 20-30 cm. Poi lasciamo da un'estremità un pezzo giusto per avvolgere poi il gambo di questo fiore. Anzi, vi faccio vedere questo. Dovrebbe essere il risultato, questo fiorellino così. Ecco, forse così. Una cosa del genere. Poi, si fanno anche le foglie. Io ho fatto la foglia di questo tipo. Si può fare a una, a due foglie, insomma quello che vostra fantasia vi suggerisce. Questo. Ok, iniziamo sperando. Allora, lasciamo un pezzo 4-5 cm. Pieghiamo intorno alla matita, così il filo, e teniamo qui dove incrociano dove si incrociano due parti del filo. Teniamo con unghia, non tanto stretto, alla matita, e cominciamo ad avvolgere. Facciamo 2, 3, 4 avvolgimenti, dipende da quanto filo avete lasciato, insomma. Ecco, si è venuto a formare questo cerchio qui. Bene. Poi continuiamo nella stessa maniera. Lasciamo la matita sotto questo nodo, diciamo, lo chiamerò nodo, da dove si iniziano avvolgimenti. Mettiamo la matita, teniamo con un dito, avvolgiamo di nuovo il filo e teniamo sempre questo incrocio, questa punta della goccia che si è formata con unghie, e facciamo lo stesso numero di avvolgimenti. Non giriamo se sentite troppo stretto, perché sennò si spezza il filo. E così. In questo caso si è venuto a formare questo primo petalo un pochino più alto dell'altro. Non è importante subito di farli tutti alla stessa altezza, perché questo vi viene poi con il tempo. Ogni fiore che fate viene sempre meglio. Io poi con la fotocamera davanti non posso regolarmi bene. Allora, un'altra volta ho appoggiato la matita e giro. Sempre stesso numero di giri. Ecco, si è formati tre. Facciamo un altro, questo sarà un fiore a 4 petali, voi potete fare poi a 5 petali, il principio è questo, insomma. Di nuovo appoggiamo la matita sopra il nodo e incrociamo il filo e facciamo dei avvolgimenti. Ok, questo si è venuto a formare, questa specie di 4 cerchie. Mettiamo queste estremità del filo sotto, si avvicinano i petalini, e qui dietro sotto il fiore
Avvolgiamo aiutandoci con una pinza, uniamo praticamente questi due fili, uniamoli, questo sarà il gambo, così, e adesso andiamo a formare veri e propri petali. Io prendo possiamo fare con la stessa matita anche. Allora, mettiamoci sotto questi quattro petali, mettiamoci sotto un petalo la matita. Io tengo qui dove voglio la punta del petalo, tengo con la unghia e tengo un pochino qui sotto e faccio la piega. Ecco, questo cos'è? Forse così, no. E faccio con altri petali, ops, così faccio una piega. Se tirate un pochino più avanti petalo con la unghia, girate sotto e tirate un po' nello stesso tempo, vi viene petalo un po' più lungo. Ecco, e qui è il nostro fiore, il nostro scheletro è pronto. In questo modo fate tanti tanti fiorellini, dipende quello che volete fare. Se volete una spilla, una decina dovrebbe bastare. Se volete una cosa più elaborata, insomma, dipende dalla vostra fantasia. Forse sullo sfondo del tavolo si vede meglio questo che si forma. E facciamo tanti di questi fiorellini. Questo li fate da soli. Ad esempio, con questo vi faccio vedere adesso come andiamo a colorare, a mettere la roba, la cosa più interessante, insomma, a mettere lo smalto. Ecco, per questo abbiamo bisogno di una base. Io userò questa base qui, è di polisterolo, però quando gocciola lo smalto lascia buchi, così brucia il polisterolo. Quindi più li fate, più imparate, insomma, a mettere lo smalto, non vi cadrà nemmeno una goccia. Però all'inizio si può appoggiare su una spugna, su una base in polisterolo, insomma di qualcosa morbido dove si può infilare i fiorellini in questo modo. Allora, io userò questo smalto per farvi vedere meglio. Ci provo, eh? Prendiamo così come esce, abbastanza cioè bene, dovrebbe essere inzuppata bene il pennellino, e facciamo così. Innanzitutto dobbiamo mettere una goccina sul nodo per non far passare l'aria poi, e un po' su tutto il perimetro del petalo. Poi appoggiamo la punta il punto del pennellino sul nodo e nello stesso tempo sulla parte quella che sta vicino a voi, e giriamo. Ecco, si rompe. Questo vuol dire che dobbiamo aggiungere lo smalto, perché dovrebbe essere abbastanza abbondante. E tiriamo. Vedete che non è proprio facilissimo. Ecco, qui cadono le gocce. Io tengo in mano questo smalto abbastanza liquido, cioè abbastanza. È liquido, non è proprio la cosa perfetta, però. E proviamo così affinché non si forma. Ecco, è rimasta questa pellicina di smalto. Siccome è liquido, lo giro un po' avanti e indietro. Vedete che la goccia più scura galleggia, e lasciate così qualche istante, non soffiate perché si rompe,
lasciate così un istante per farla per fissare. Importante qui, da quello che ho capito, di mettere proprio la goccina di smalto qui nel, ecco, quando cade la leviamo, la goccina di smalto in angolino qui dove c'è, insomma, in questo angolino dove c'è il nodo, perché lì non c'è, insomma, passa l'aria in questo pezzettino tra i fili di metallo, e da lì, cioè, non vi viene subito, vi si spezza, vi si rompe questa pellicina di smalto. E continuiamo, facciamo anche leggera questo movimento picchiettando senza staccare il pennellino da scheletro, e facciamo così. Ecco, si è formato un altro. Sempre facciamolo asciugare qualche istante. Si può rompersi, però voi non vi fermate, continuate, perché vi viene per forza. Prossimo. Una goccina, un pochino di smalto su nodo. E picchiettando lasciamo di più smalto sulla parte, ecco, si stacca, ecco, mi tremano le mani come non avete idea quanto. E facciamo leggermente muovere così finché non si fissa. Vi faccio vedere ancora una volta, perché se no la pellicina può rompersi intanto che cola lo smalto. E un'altra volta. Ecco, questa è la prima passata. Giriamola leggermente così che si distribuisce bene lo smalto. Questa è la prima passata, la facciamo asciugare per bene, tipo un'oretta, se mettete al sole si fa anche prima. Di queste passate dobbiamo fare minimo 4, tra ogni passata e l'altra 10 minuti dalla seconda, insomma la prima deve asciugarsi bene perché è più fine. Poi dalla seconda passata si fa, quando si asciuga bene bene, eccoci. E poi vi farò vedere dopo la seconda passata. La seconda passata facciamo dal centro del fiore verso l'esterno con lo smalto, lì è già molto più facile, è facilissimo. Poi, e facciamole asciugare per bene. Poi quando avete fatto l'ultima passata, cioè le infilate, se li avete fatti dalla base così, lasciate asciugare. Dall'ultima passata fate una notte asciugare bene bene. Nell'ultima, penultima passata potete anche mettere un pochino di brillantini secchi, la roba per decorazione delle unghie, insomma quello che volete. E importante di farla asciugare. Più passate fate, più passate di colore, scusate, più vi viene fiore resistente, più resistente sarà, insomma. E poi alla fine vi farò vedere come lo sistemo questo fiorellino. Anzi, voglio fare anche una fogliolina, così da farvi vedere. Una fogliolina faccio verde. Ecco, qui mi gocciola. Ecco, non è proprio massimo davanti alla telecamera.
Provate così finché non vi viene. Ecco, ho fatto anche la fogliolina. La giro, giro, giro. Affinché si ferma al colore, lo vedete quando è già fissato. Lo potete fare anche in mano, tenendo in mano. Qui, vedete, lo smalto ha fatto già buchi. Allora, ho appena fatto il quarto passaggio di smalto. Ecco come si presenta. Questi sono i fiori. Quattro, qui c'è ancora una, tre. E poi queste sono le foglioline. Spero che si vede, adesso faccio asciugare e passo a montare. Non so cosa sarà la spillina, la fermacapelli, non lo so ancora. Questo è il risultato. Allora, sono tornata, i miei fiorellini si sono asciugati, ho attaccato anche qui con Super Attack perline, non mette a fuoco, mi sa. Ho attaccato le perline, però con Super Attack non mi piace perché cola dal tubetto, non è impossibile di controllarlo e sporca anche i petali. Comunque, se fate anche voi con Super Attack, si può anche poi mascherare con un altro tipo di smalto, tipo no, questo qui che ho messo sopra, questo pearlescente, l'ho messo prima ancora per dare un po' movimento, profondità. Però questi, se vi cola la colla, potete anche dopo passare uno strato leggero di smalto per mascherare, insomma. Poi ho fatto anche le foglioline allo stesso modo, però con uno smalto diverso, verde chiaro, sempre così, come si chiama, perlato. Ecco, ho fatto su tutti i fogliolini e ora vado a montare su questa filigrana. Non vi faccio vedere come la monto perché è semplice, basta solo di posizionare i fiori dove vi piace e avvolgere con questo stesso filo. Ecco, poi vi faccio vedere anche, ho attaccato perline, qui ci sono mezzi cristalli da 2 mm. Cipollotti piccolissimi e qui questo fiore, questa spilla qui ho messo le 80 dorato, color dorato, color oro. Invece qui ho attaccato con l'Azulite perché non mi piace Super Attack, si incollano le dita, insomma è un pasticcio. Poi se avete una colla, qualsiasi colla di rapida asciugatura, basta che non sia liquida, un pochettino più densa, perché poi la colla può colare anche sul gambo, insomma, un pasticcio poi. Ecco. E adesso vado a montare la mia spillina, la mia, non lo so, ciondolo e vi farò vedere. Eccoci, lavoro finito. Ho agganciato tutto sulla filigrana tramite questi fili, insomma, estremità, le gambe dei fiori, di foglioline, e è venuta fuori una cosa carina, penso. Poi ho girato anche le foglie già secche, asciutte, ho girato qui un pochino sotto. Insomma, si può lavorare questi fiori, poi si possono essere lavorati anche dopo con attenzione, sicuramente. E questo è il risultato. Non lo so se sarà un ciondolo, se sarà anche una calamita. Ah, pensavo ancora si può sottomettere un pezzo di pelle, per richiamare un colore, insomma, così marroncino. Questo rame, visto che la filigrana è colore
non argentata, ma tipo canna di fucile, così, non lo so, forse metterò anche qualcosa sotto, però non graffia qui niente, ho rinfilato tutte le punte dentro, ho schiacciato con le pinze, abbastanza piatta, e così, può essere anche lasciata così. Ecco, spero che sia utile per voi questo video. E alla prossima!